50 attori e 30 addetti al supporto tecnico, 300 repliche previste fino alla fine del 2012. Questi numeri di Hail in the Cave, versi danzanti nell'aere fosco, lo spettacolo multimediale che presenta la prima cantica della commedia di Dante. Finanziato con fondi FESR 2007-2013, Hail in the Cave ha dalla sua il forte impatto provocato sugli spettatori, a cominciare dall'ambientazione. Le grotte di Castellana, o meglio la Grave, la grandiosa cavità con un altrettanto grandioso occhio che introduce nelle viscere della terra e dell'inferno dantesco. E da qui poi Dante e Virgilio torneranno a rivedere le stelle guidati dalla luce di Beatrice. Tra gli studenti che stanno vedendo lo spettacolo e che provengono da tutta la regione, ma principalmente dalla provincia di Bari e in qualche caso dal resto d'Italia, è forte l'emozione di vedersi catapultati in quel mondo descritto nelle terzine del sommo poeta, ma che mai era riuscito a coinvolgere così fortemente. Perché Hail in the Cave piaccia tanto, ce lo spiega Giusy Fra Leonardo, che dello spettacolo cura la parte drammaturgica e l'allestimento scenico. Io sono innamorata di Dante Alighieri, questo da liceo. è nato lì il mio amore per Dante Alighieri. Quello che abbiamo noi, che io ho cambiato drammaturgicamente, è la struttura dell'inferno. Secondo una esigenza drammaturgica dovuta anche alla caverna della grotta. La caverna è stata la fonte di ispirazione di questa Divina Commedia, perché è successo che molti anni fa, per la precisione 12, io che non vivevo a Castellana da molto tempo, sia tornata nelle grotte con, in quel momento, un bagaglio dantesco molto profondo, perché avevo fatto uno studio profondo, ho alzato gli occhi al cielo e ho detto: il Pertugio tondo. E questa cosa mi ha spinto, insomma, a lavorare in quella direzione insieme ad Enrico Romita. Quello che noi vorremmo venisse fuori di Dante, a parte la spettacolarizzazione e quindi in qualche modo eliminare il gap che molto spesso si crea tra la parola letta e la parola agita, tenendo conto che Dante fa parte dell'epica e tutta quanta l'epica non era nata per essere letta, come succede con la prosa. In questo spettacolo il punto focale massimo è il senso di colpa, la dannazione, e i demoni non sono meno dannati dei peccatori, ma sono addirittura di più. È Lucifero il più infelice di tutti quanti i demoni, perché lui ha avuto la fortuna di conoscere Dio e di esserne stato allontanato, privato della presenza divina. Giusy Fra Leonardo è la voce recitante insieme a Marcello Praier, mentre la regia è affidata a Enrico Romita. Per più di un mese gli attori, tutti pugliesi, hanno lavorato nelle grotte per impadronirsi della scena e muoversi a loro agio, tra stalattiti e stalagmiti. Nulla è stato trasformato dei versi danteschi, recitati con assoluta fedeltà all'originale. Così come fedele all'originale è il senso di oppressione che i canti generano nel lettore. È tutto dantesco e il turbamento di fronte alle vicende di Pier delle Vigne, Paolo e Francesca, Brunetto Latini e del Conte Ugolino, presentati non in ordine di apparizione nei canti, ma a seconda delle esigenze sceniche. Difficile restare insensibili alle tragiche piroette di Ulisse, che mostrano l'inutile arrampicarsi della ragione alle certezze della verità. E gli studenti? Ecco cosa ne pensano alcune ragazze del liceo Salvemini di Bari. L'essere in mezzo ai dannati mi ha dato veramente l'impressione di essere veramente Dante e di aver veramente fatto il suo viaggio. Un'atmosfera molto tetra, come dire, molto che toccava molto. È stato molto emozionante, e soprattutto i colpi di scena che hanno reso la rappresentazione molto più interessante. Io, come ho detto, è stato terribilmente fantastico e molto suggestivo. Ho sempre tentato di immaginare come potesse essere l'inferno dagli occhi di Dante e ora lo so veramente.